Belén Rodríguez di nuovo in TV. Ecco dove andrà, rumor. Nuove voci su Belén, questa volta sul fronte televisivo. Ecco dove potrebbe approdare la modella argentina. Con la presentazione dei palinsesti Mediaset del 4 luglio è stato messo nero su bianco che a Cologno Monzese intendono fare a meno di Belén Rodríguez. La modella argentina, rimasta orfana di programmi, ha salutato l'emittente senza grosse polemiche. Ora ci si chiede cosa possa esserci nel suo futuro, e forse una risposta a questa domanda già c'è. Belén Rodríguez, ecco in quale emittente potrebbe approdare. Come riportato da Alberto Dandolo di Dagospia, per Belén potrebbero aprirsi le porte di Discovery, con una trasmissione che le sarebbe stata cucita addosso dal gruppo, il quale ha recentemente accolto anche Fabio Fazio. Se l'indiscrezione dovesse essere vera, Discovery potrebbe mettere le mani su un altro volto noto della televisione dopo il già citato conduttore di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbach. L'addio di Belén a Mediaset, quali programmi lascia? Belén Rodríguez, a Mediaset, era alla guida di Tu Sì Che Vales e Le Iene. Con il suo addio, il suo posto non verrà preso da nessuno per quanto riguarda il talent show prodotto da Fascino ed Endemol Shine. Discorso diverso per Le Iene, dove a sostituirla sarà Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente. Sui social, Belén aveva provveduto a smentire di essere stata cacciata da Mediaset, affermando di aver scelto di andarsene. In quel periodo era trapelato che la modella argentina avesse lasciato spontaneamente Tu Sì Che Vales, ma non Le Iene. Punto. Sembrava anche che Belén potesse dedicarsi maggiormente alle altre attività da gestire al di là della televisione, come la linea di abbigliamento Innominate o la linea di costumi Mefui. Belén e le voci sul suo conto, non solo televisione. Oltre ad indiscrezioni sul suo futuro televisivo, Belén è stata al centro, negli ultimi giorni, di voci su quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una crisi con Stefano De Martino. La modella era stata paparazzata pochi giorni fa al compleanno di Ignazio Moser, mentre mostrava un certo affiatamento con l'imprenditore Elio Lorenzoni. In seguito, Belén avrebbe lasciato la casa nel cuore di Brera per trasferirsi all'hotel Excelsior Gallia di Milano, così da stare con la presunta nuova fiamma e sfuggire ai paparazzi che avrebbero assediato la sua abitazione.